Destination unknown, known. This is a public information film, or if you're common, film. Be on the lookout for these four worms: soldier, scout, scientist, and heavy. They are highly dangerous and extensively trained in the art of brutal combat and vicious one-upmanship. Ciao a tutti pederali, eccoci di nuovo qui con un nuovo appuntamento con la campagna di Worms Revolution. Allora, un multigiocatore lo comincerò a fare presto, non vi preoccupate. L'unico problema è che voglio un pochettino abituarmi prima, come ho già detto, perché non è... le tematiche sono molto diverse e anche le armi sono abbastanza diverse rispetto al Worms Reloaded. Per cui bisogna un attimo che mi abiti, pederali. C'è anche tutto il discorso dell'acqua, che comunque da tener conto. I jetpack funzionano diversi, i rampini funzionano diversi, e comunque sono cose molto importanti in un multigiocatore. Non mi va di perdere partite così perché sono inesperto. Giocatore singolo, andiamo avanti con la campagnetta. Siamo già alla spiaggia, al secondo stadio, dove adesso cominciamo a fare partite un pochettino più serie rispetto al tutorial iniziale. Quindi andiamo, ondata di distruzione 2-8, inizio. E sentiamo il nostro generale che dice cazzate. War in our time. More specifically, in your time. Only one team can prevail. No surrender, no draws, no mercy, no bin bags. Sorry, I added that last bit to remind myself to get bin bags. While I go to the shops, you're going to war. Death hangs around this place like a call center. See anything useful you can use here? Belle you le have to d'arco. Beat Peter Precision from number one Shawshank Avenue, Bullseye Town today. Use your surrounding terrain to ensure your shots count. Maybe if we showed them kindness, we could end this war peacefully. I'm kidding. Kill them all. Kill them all. Tipo mi fa. Faccio un culo così. Allora. Allora, vediamo un pochettino. Tu da qua. Tu ti sposto e ti porto un pochettino più in giù. Tipo qua. E poi cerchiamo di mirare quella boccia d'H2. Dove l'ho tirato? Ma dai, perché non è esplosa? Scusa, l'ho beccato in pieno, Pierol. Va bene. Te cosa vuoi fare? Guardalo, guardalo che colpo! È andata di culo, mi ha fatto un colpaccio. Adesso mi ha tolto anche la base d'appoggio. Mi ha tolto anche la base d'appoggio, lo stronzo. Allora. Vediamo un pochettino di cercare di metterlo neanche un pochettino al riparo. Allora, ce l'ho tipo qualcosa. No. Per farmi come base per utilizzarla come base d'appoggio, volevo dire. No. Allora, cerchiamo di prenderli nel set ombrellone. No! È andata anche di culo. Nella cazzata mi è andata anche di culo. Ah, questi c'hanno i grossi, sono due grossi, due scout. Sono aggressivo. Mamma mia. Minando il pelo. È che mi hanno tirato proprio lì, porca troia, che non posso passare adesso oltre, se non uso oggetti. Allora, proviamo con un altro bombone. No, bomba. Ok, passa di là sto giro però, eh. Oh, un po'
po' di casino l'ho fatto. Perlomeno li ho fatti andare tutti al fresco. Oh, uno anche morto. Uno si è chiuso. Bellissima mossa questa pedorola. C'è un ombrellone che si è chiuso. Due sono morti. E sotto è rimasto 95. Bella, bella mossa questa pedorolina. Se è rimasto lui che corre un pochettino più lento, vediamo cosa fa. Continuerà a tirare bazookate. Però quello è un po' più ingastrito, porca boia. No! È andata bene. Ok. Tu sei quello che è più vicino che era riuscito a passare prima. Vediamo un po'. Chissà se l'accendino esplode, Pedroli. Vedi, sono tutte cose che non so, che io non posso andare nel multigiocatore così. Via, 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 via. Certo che esplode. Poi dopo va a finire il napalm nell'acqua, ma lo stesso. Dovrebbe essere morto. Sì, 72 è tolto. Buono, è rimasto solamente ciottolo. Adesso vediamo cosa vuol fare. Adesso lui sta lì a camperare. Bastardo. Ma che viene fuori una piscina, guardate che roba. Oh, qui sono abbastanza lontano, devo riuscire ad andare di là. Solo che da qui non riesco a saltare direttamente lì. Allora, usiamo il jetpack. Ne ho tre, allora va bene, voglio. Ok. Vediamo un pochettino di seccarlo, sto benedetto bastardo. Allora. Cosa usiamo di bello? Una bella bazookata. Preso in pieno. 45 infatti. Adesso vediamo cosa fa questo brutto trippone che è il capo della banda. E il gabbiano là dietro, cosa vuole? Bruttissimo, guardate che occhi. Sembra tipo Sillo, come si chiama, delle ragazzali, Bradipo, avete presente? Dai, prendetelo col mio squacquerone, vediamo, ma non ce la fai a seccarlo, stronzo. Nooo, ci abbusso. E me l'ha buttato anche nell'acqua, dannato. That's cold. Dai, ho tolto abbastanza, però. Ok. Jetpack anche lui. Bella spinta. Atterraggio perfetto, Piedroli. Allora, facciamo un bel Shoryuken. Però che non basta. Quindi è pesante, perché anche il Shoryuken non gli fa fare i voli soliti. Altra cosa che ho imparato, Piedroli, vedete che serve fare la campagna. Per quello che dicevo, perché dopo in campagna c'è gente già che lo sa, cioè dopo nel multigiocatore c'è gente che già le sa queste cose qua. Quindi evito di sprecare un turno, ti tiravo una bella dinamite ed ero già bello a posto. Stronzo. Allora, adesso facciamo così. Rucola è il vermino sacrificale. E ci sono due oggetti pedroni, ma non so andarli a prendere tanto. Hi, vediamo se da qui riesco a buttarlo giù. Voglio buttarlo giù col suo Ryuken, non ci sono cacchi pedroni. Se no aspetta. Dobbiamo usare la Duken. Sì! Pluff!
così pesante, poi va anche giù meglio. You must have taken cookery lessons because you just made the most delightful worm jam. Beh, è andata bene, non ci ho messo neanche tanto, Piedaroli. Non ci ho messo 5 minuti. Buono, Piedaroli. Adesso facciamo una missioncina alla volta, così almeno mi rendete, cioè, mi rendo più longevo anche la campagna di Worms, è meno impegnativa da caricare, così comunque la posso caricare più spesso, senza troppe storie, insomma. Adesso, come ho detto, proverò a fare anche qualche multiplayer, vediamo come va, perché comunque ci sono, come ho detto anche negli altri video, delle... cioè, cioè, delle meccaniche diverse, insomma, anche oggetti del Reloaded che si usano in maniera diversa, come il rampino, non è più come prima, è meno, diciamo, rigido, è più faticoso, insomma, non riesce a fare quei giochini che si facevano prima. Così come il jetpack non è così facile utilizzo come prima, che bastava fare, cioè bastava dare poco gas e facevi praticamente tutta la mappa. Adesso per qualsiasi cosa ti spreca il, diciamo, il potenziale dell'arma. Per cui niente, dai, spero che il video vi sia piaciuto, votate e commentate e ci vediamo alla prossima, Piedaroli, dai. Ciao a tutti!